Assessore, questa proposta di pedonalizzazione di Corso Vittorio è solo una proposta, un'ipotesi o c'è qualcosa di più? Ma è anche meno di un'ipotesi. Abbiamo registrato una richiesta avanzata da alcuni commercianti, alcuni esercenti di Corso Vittorio Emanuele che si sono rivolti all'amministrazione chiedendo la possibilità di chiudere la sera un tratto di strada per organizzare degli eventi e attirare persone su Corso Vittorio Emanuele. L'amministrazione da subito ha chiarito che quell'arteria è un'arteria fondamentale per la viabilità della città, ma nonostante questo sta valutando se tecnicamente questa proposta è percorribile chiaramente dall'orario di chiusura dei negozi in poi, e nel caso sia percorribile tecnicamente abbiamo già detto sui giornali, e per quello non capisco la polemica da dove nasca, che avremmo dovuto sentire tutta la maggioranza e anche tutte le associazioni di categoria. Tra l'altro ci sono degli orari e dei giorni stabiliti? Assolutamente sì, sarebbero degli orari che coincidono con la chiusura dei negozi, e poi devo dire che no, sia io che il sindaco negli anni passati abbiamo avuto sollecitazioni da parte di molti commercianti di Corso Vittorio Emanuele di organizzare eventi proprio in quel tratto di strada, proprio per favorire un maggiore afflusso di persone in quel luogo. Quindi semplicemente una valutazione che l'amministrazione sta portando avanti da prima da un punto di vista tecnico, poi con la maggioranza che deve essere concorde su un eventuale provvedimento di questo tipo, ma poi con le associazioni di categoria. Lei ha chiarito, non si tratta di una vera e propria pedonalizzazione tout court. Assolutamente no, nessuna pedonalizzazione, anzi esattamente il contrario, proprio perché abbiamo ricevuto sollecitazione da parte dei commercianti e degli esercenti di organizzare eventi, valutiamo anche lì la possibilità, chiaramente con i negozi chiusi e tutti d'accordo, la possibilità di organizzare degli eventi di livello per portare gente in quel tratto di strada, che chiaramente andrebbe a favorire il commercio locale. Ma ho parlato di chiusura temporanea soltanto se fattibili da un punto di vista tecnico, se tutta la maggioranza è d'accordo, se le associazioni di categoria sono d'accordo e se tutti gli esercenti sono d'accordo. Per questo la polemica che sto vedendo montare, il mio giudizio, è totalmente ingiustificata.